Sei veramente tu? Sì. Non sei la catapulta che la mia mente ha proiettato di te in me? No. Ok, meglio così. Sono proprio io. Strano, non ti aspettavo. Non dovevi aspettarmi. Strano, io vengo qui una volta ogni tanto. Tutte le giornate passate qui. E ti incontro per caso qui, proprio qui dove passo di rado. Molto di rado, ti assicuro. Tutte le giornate trascorse qui. Come dici? Che bella sorpresa allora, no? Mi togli le parole di bocca. Da quanto sei arrivata in città? Oggi. Non pensa che strano sei arrivata oggi? Sì. La cosa ti sorprende? Sì. Un po'. Sono contenta. Sono tornata per un piccolo saluto. Hai fatto bene. Non si sperava più in un tuo ritorno. Chi? Io. Tu? Mi sei mancata. Un po'. Ci siamo mancati. Io passavo di qua, una passeggiata ogni tanto è necessaria, no? Dipende. Una passeggiata estiva, ogni tanto. Non la trovi divertente? In certi luoghi no. Ti senti bene? Non la trovi rilassante? Forse. Ma non troppo a fondo. Ti disturbo? Magari eri di passaggio, ma un tipo di passaggio molto rapido, un tipo di passaggio che non ha voglia di fermarsi, ascoltare, capire, soccorrere. Passavo. Ecco, semplicemente, momentaneamente. Passavo. Non vuoi restare? Ma non fretta. Capisco. Dai, piccola, scusa lo sfogo, sono mortificato della mia reazione, però devi farti i cazzi tuoi. Quando è necessario fare una cosa, è necessario, cazzo. Devi capire. Devi capire. Ecco, così. Sono stanco. Molto stanco. Ho sofferto la solitudine per troppe estati, devi comprendermi, cazzo. Fanculo. No, scusa, ho sbagliato la posizione. Ma no, però... Sei veramente... Sì. Tu? Non sei? No. Ok, meglio così. Sono io. Proprio io. Strano, non ti aspettavo. Non dovevi aspettarmi. Strano, io vengo qui una volta ogni tanto e ti incontro per caso qui, proprio qui dove passo di rado. Molto di rado, ti assicuro. Che bella sorpresa allora, no? Mi togli le parole di bocca. Da quanto sei arrivata in città? Oggi. Ma pensa che strano sei arrivata oggi. Sì. La cosa ti sorprende? Sì, un po'. Sono contenta. Sono tornata per un piccolo saluto. Hai fatto bene. Non si sperava più in un tuo ritorno. Chi? Io. Tu? Mi sei mancata, un po'. Ci siamo mancati. Io passavo di qua, una passeggiata ogni tanto è necessaria, no? No. Una passeggiata estiva, ogni tanto. Non la trovi divertente? In certi luoghi no. Ti senti bene? Non la trovi rilassante? No.
Ti disturbo? Magari eri di passaggio, ma un tipo di passaggio molto rapido, un tipo di passaggio che non ha voglia di fermarsi, ascoltare, capire, soccorrere. Passare. Ecco, semplicemente, momentaneamente. Passare. Non vuoi restare? Vorrei restare. Te lo dovevo. Non era necessario. Conosco a sufficienza i tuoi sentimenti. Mi posso sedere? Che domande fai? Solo un attimo. Conosco a sufficienza i tuoi sentimenti. Ho pensato molto a te prima di venire qui. Ma lo sai, amore mio, che sulla strada per arrivare in questo parco... Parco? Sì, sulla strada per raggiungerti ho incontrato una bambina. Era molto piccola. Molto, molto piccola. Avevo una bambolina. Molto piccola. Anche la bambina lo era. Esatto, sì. L'ho rubata! Non chiedermi perché. Perché? Non ci avevo portato nulla. Dopo la mia lunga assenza mi sembrava scortese. Allora, grazie. Dicono che i bambini piccoli dicono sempre la verità. Hanno sviluppato questa capacità. Forse non hanno semplicemente sviluppato la capacità di mentire. Perché ha una capacità a mentire? Forse lo è. Forse io l'ho sviluppata. E tu? Non hai avuto figli, vero? Come avrei potuto. E ora vivi da sola. E tu? Vivi ancora con tua moglie e tuo figlio? Certo, mia figlia. Non puoi farmene una colpa. In fondo ti trovo bene. Ma non ti sei ancora preso la bambolina? Sono una bambolina del cazzo. Ci tengo, si bene. Tesoro, non è solo una stronza bambolina del cazzo. L'hai rubata una stronza ragazzina del cazzo. Non saprei dove metterla. Un posto si trova. Devi prenderla. Perché sei così nervoso? Forse un mio atteggiamento. Il furto di bambolini del cazzo mi rende nervoso. Ma era solo un piccolo pensiero. Devi prenderlo. Lo prenderò. Ho una figlia, sei una grandissima troia. E se lo regalassi a mia figlia per giocare? E se mentre giocassi non pensassi a te? Non osare! Vuol dire che penseremo a te. Lo sai? Forse sono venuto qui proprio per incontrarti. Come potevi saperlo? L'ho immaginato. Come potevi immaginarlo? Non lo so, però pensavo a te prima di venire qui. Forse deve essere stato per questo. In un certo qual modo speravo ci fossi anche tu. Pensavi a me? Forse. Mi è capitato di pensarti altre volte, ma non sei mai arrivata. Perdonami. Tutto il tempo passato ad aspettarti? Perdonami, non avevo capito niente. Ora però ci sei, non ripartirai. Ripartirò. È necessario. Ora ci troviamo qui immersi in questa solitudine. Tutti vengono sostituiti. Vedi tutti questi morti? Li vedi? Anche noi verremo sostituiti. Nessuno potrà mai sostituirci. Nella società, forse, mai nei pensieri. Pensi di amarmi? Ti amo. Questo non è sostituibile. Qualcun altro amerà come te? Non te. Qualcun altro invece ama come me, te. Tu l'hai sostituita. Vaffanculo.
Le vecchie case non mi piacciono affatto. Siamo circondati di vecchie case. Io ho una vecchia casa con vecchia mobilia. Anche io. Come sarà la nostra casa? Io me la immagino grande. E soprattutto nuova, nuova. Tutto deve esserlo con te. Ho traslocato da poco. Davvero? Non ti trovavi bene nel posto in cui eri? Non ci trovavamo bene. Non era troppo attrezzato. Serve attrezzatura per stare bene. Assieme. Per stare bene assieme occorre essere assieme. Cosa stai cercando? Perché fai così? Non ti ricordi? Devi essere sensibile. Dovresti riuscire a capirmi. Hai detto che ci saresti sempre stato, no? Non capisco perché ora dici queste cose. Ho bisogno di qualcosa di specifico anche per stare bene con te, cazzo! Cosa? Perché non capisci? Non stare bene ovunque, che bisogno ho di capire. Come sarà la nostra casa? Abbiamo traslocato da poco. È nuova la nostra nuova casa. Odora di nuovo. Odora di noi. È bello che sia così. Di tutto quello che abbiamo passato negli ultimi anni. Lo è. Mi sei mancata un po'. Posso capirlo. È strano, qui non avrei mai pensato di incontrarti, ma ogni tanto mi è capitato di sognarti. Non ti sei mai risparmiato. Lo apprezzo. E tutto mi è sembrato meglio in sogno. È normale. Come facciamo a stare insieme? Dopo tutto il tempo necessario ci sentiremo estranei. Forse. E ci faremo separare dalla quotidianità. Forse. E se ci fossero degli imprevisti? Santi imprevisti. Tutto si risolverebbe con naturalezza. Santa naturalezza. Speriamo sia tutto così. Tutto quello che deve accadere, accadrà. Che bello sei. Posso toccarti? Finalmente ora puoi toccarmi. Con questo non sto dicendo che ti è concesso farlo. Tu me lo hai concesso. Ci hai consentito? Ora sì. Ne sei certo? Probabilmente ancora non possiamo. Probabilmente perché poi ci verrebbe subito la voglia di andare a letto assieme. È importante andare a letto assieme. Direi di sì. Io posso andare a letto con chiunque. Veramente con chiunque. Quello che ho visto prima non lo conferma, però. Sono libero in questo momento. Lo so. Che c'è? Niente. Dai, smettila. No, non voglio smetterla. Devo fissarti per bene. Ok. Se vuoi posso anche cambiare profilo. Posso alzarmi, posso accucciarmi. Oppure, se volessi, potrei allontanarmi. E tornare da te di corsa, oppure allontanarmi all'indietro. E tornare da te lentamente. Tutto quello che vuoi. Cosa vuoi che faccia? Ora devi stare solo qui vicino a me. Subito? Ho detto subito! Ne sei sicura? Certo! Adesso ci starebbe proprio bene la musica.
Anzi no. Guarda adesso. Ora va decisamente meglio. Grazie.
Si è sempre mosso. Sì, però guarda ora come si muove bene. Adesso si muove di nuovo. Visto come sono diventata brava? Tu sei molto brava. L'altro però non si muove. Rimane spento. Vorrà dire che domani andremo a comprare un interruttore per il tuo piede. Davvero? Sì, domani mattina ci sveglieremo presto e andremo a comprare un bel interruttore. Grazie! E leggeremo anche le istruzioni. Le memorizzeremo. Che bello, che bello, che bello! E non affaticarti, cazzo! Lo sai, è strano, secondo il comune senso noi neppure ci conosciamo, stiamo qui a scambiarci... Shh. Non ho mai osato credere che ti importasse qualcosa di me. Taci! Tutto questo appartiene al nostro passato. Prima di oggi non ci eravamo mai detti che ci importava qualcosa l'uno dell'altra. Non ne avevamo la necessità? Gilbert, promettimi che domani andremo a comprare... L'ho già fatto! Questo allora ci accomuna, la tua malattia. Desideri morire? No! Io spesso, e tutte le volte ci sei tu vicino a me. Un segno! Non riesco più a percepire i piedi, li ho persi. Non riesco più a percepire i piedi, li ho persi. È stata quella volta che ho deciso di non ripartire. Quel giorno che ci incontravamo nel cimitero. Appena preso... Ascoltami bene, io sono sposato, sono fedele, ho una moglie, ho una figlia, un'altra... Ne sto per avere. Ho scopato con mia moglie, va bene? Quel giorno posso star certo dietro le tue moglie. Appena presa questa decisione, comunque per forza regalarti qualcosa. Intanto nelle vicinanze ho aperto solo il negozio per vestire i morti e mi ha regalato la camicia nera e la cravatta bianca. Come eri carino vestito da morto? Domani compreremo gli interruttori. Ora riposa. È così solo per tranquillizzarmi. Devo tranquillizzarti. Non mi posso permettere il lusso che ti agiti di nuovo. Creeresti scompensi al nostro bambino. Non sono incinta. Lo so, ma devo pure allenarmi con qualcuno. Non deridermi nuovamente. Ti ho detto che devi solo rilassarti. Allora portami la coperta, Fede, vieni. Non dirmi che ha toccato il bicchiere. Vaffanculo! Ok. Anche io voglio un figlio. Non si può nelle tue condizioni. Me ne fotto. Non trattarmi come una malata. Non ce lo possiamo permettere.
Da quanto sei qui? Non riuscite più a comunicare. Così presto. Fatti i cazzi tuoi. Non riuscite più a comunicare. Così presto. Già lo hai detto. Non sei contento che ti sono venuta a trovare? Avresti potuto avvisare. Come ti sei ridotto? Voi due non mi conoscete, eh? Lascia stare, è occupata. E poi non credo che abbia piacere. Non sei proprio cambiata. Nessuno cambia. Nessuno. Concordo. Perché sei qui? Te. Vuoi godere delle mie sventure? Certo, le madri sono fatte anche per questo. Potevi anche risparmiarti la visita. Ma che hai fatto alla testa? Hai gli occhi, questa brutta puttana che attacca le malattie. Torna a casa, hai una moglie, hai due bambine. Questa brutta puttana che attacca le malattie. No, no, i pidocchi! Io no, sì! Hai visto, amore? Non interromperci. Non interrompere i nostri dialoghi familiari, buona nulla. Sono ad attaccare le malattie. Non avrei mica scopato con questa storpia. Non ci avrei mica scopato. Non avrei ingravidato anche questa storpia. Ma come l'hai fatto? Ho già una famiglia. Perché? Esatto. Certo, tu non ne fai parte. L'importante è che tu sappia qual è veramente la tua famiglia. Di certo, tu continui a non farne parte. Vigliacco. Non ti fare incastrare da questa perdente. Io ricordo bene quando prendesti i pidocchi. Mi faceva ribrezzo anche solo toccarti. Ho dovuto rasarti a zero, tosarti come le pecore. Non ti fare attaccare i pidocchi. Solo io so che cosa ho passato per colpa tua e dei tuoi pidocchi. Io capisco che tu abbia le tue cose da fare, ma ogni tanto potresti passare a trovarmi. Non molto tempo fa è passata a trovarci a Ivi. Ho visto la mia nipotina. Da quanto tempo devi vederla? Da quanto tempo non ha un padre quella povera ragazza? Non l'hanno mai avuta, credo. Bravo! E come l'hai trovata? Bene, come vuoi che stia. Di certo sta meglio della storpia con la quale ti accompagni. Come stai, hai caldo? Sto bene. Bene, ti stai divertendo? È stato molto duro per me sopportare la tua separazione. Non sei proprio fatti i cazzi tuoi, eh? Molto, molto duro. Amore, perché non sfrutti l'occasione della visita di tua madre per metterti quella bella camicia nera che ti ho regalato? Vorrai scherzare? Per l'occasione. Vado bene così. E c'è anche quella bella cravatta bianca. Vado bene così. Lo facevo solo per renderti più presentabile. Potevi passare a trovarmi ogni tanto. Va bene così. Ti ho aspettato tanto. Non ho più foto di mio figlio. Potevi conservare meglio quelle che avevi. Sono vecchia. Lo so. Che figlio stupido che ho. Non indossa neppure i miei regali. La camicia nera e la cravatta bianca le abbiamo comprate per un'occasione speciale. Vediamo se le ricordi. È il momento questo. No, sì, sì, dai, diglielo. Sono interessata anche io. È stato quella volta che hai deciso di non ripartire, quel giorno che ci incontrammo al cimitero. Appena presa questa decisione hai voluto per forza regalarmi qualcosa e dato che nelle vicinanze era aperto solo il negozio per vestire i morti, mi hai regalato la camicia nera e la cravatta bianca. La storpia ti mette alla prova. Con la ricarina vestito da morto. C'erano tutti vestiti da morto. Ma tu eri anche molto carino. Che delusione, figlio. Sentisci questa vecchia! E ti ricordi dopo cosa abbiamo fatto? Ti ricordi che siamo andati di nuovo al cimitero? Hai indossato gli indumenti che ti avevo comprato ed hai detto: se morirei prima di me ti seppellirò qui e rimarrò qui a guardare la tua lapide vestito così. Così come? È vero, non abbiamo comprato i pantaloni! Allora dobbiamo comprarli ora! E siamo andati da Decathlon e poi ti sei spogliato e ti sei messo i miei regali. Grazie del pensiero.
Puttana. Io morirò prima. Io invecchierò in quel cimitero, allora. Un vestito come un coglione. Tua madre non può capire. Non ha mai capito. Almeno di me non ha mai capito un cazzo. E ti ricordi dopo cosa abbiamo fatto? Il tramonto. Esatto. Avevi messo pure quella bella musica. Vorrei vedere ora l'ultimo tramonto. Ma ora non si può. Avresti potuto registrare il tramonto di quel giorno per poi riproporlo ad ogni evenienza. Potevi dirmelo, lo avrei fatto. Non pensi mai a queste cose. Rabbrividisco. Tutti abbiamo bisogno di rabbrividire. Il solo motivo per il quale tante persone vanno nella casa dei fantasmi a Luna Park è perché lì non ci sono fantasmi. Ti ricordi quando mi ha portato a Luna Park? Ma noi non siamo andati nella casa dei fantasmi. Peccato. Avremmo potuto. Avremmo dovuto. Ora non posso più farlo. Possiamo farlo. Aspettami qui. Spero solo che la mia nipotina non si sposi mai. Gilbert era piuttosto giovane quando divenne padre. Molto giovane. Sono venuti per la prima volta a casa mia lui e Eli. Lei aveva già il pancione. Ho subito pensato, guarda questa puttana, si è fatta ingravidare per veleno. Non pensavo di certo si fosse fatta ingravidare da quel fraccio di mio figlio, mi sbagliavo. Lui sembrava suo figlio. Ho subito pensato, guarda questa puttana, adesso si ritroverà con due marmocchi per casa. E uno dei due era mio figlio. Ma tu sei sposata. Sei anche tu una gran troia, quindi. Sono stata sposata. E adesso vuoi farti ingravidare da mio figlio? Sto morendo. E forse te lo meriti. E forse me lo merito. Io non credo sia un bene avere dei figli quando si è così giovani. Infatti ho scelto di non averne, ma ora non mi resta molto. Vuoi rendere orfano un marmocchio? Egoista del cazzo. Sto sudando. La mia nipotina meritava un padre, non una madre indecente e una nonna affranta. Pian pianino mi sta calando la vista. Riposati, non voglio mica affaticarti. Non sono un'assassina. Io capisco che non sei contenta della mia presenza, è normale. Ma io devo pur vedere mio figlio. Non puoi sequestrare il mio unico figlio. Perdonami. Mai. No, quelli della casa dei fantasmi hanno detto che non possiamo. Ora non rompere i coglioni, se non si può, non si può. Quante volte ti devo ripetere che il bicchiere non si tocca? Non riesci proprio a capire! Non riesci proprio a capire! Devi mantenere la promessa! Lo so. Non farglielo pesare, allora. A casa nostra ci sono delle regole! Riconosco le tue regole! Le nostre regole! Nostre! Thank you.
Quando ero piccolo mia madre mi raccontava tante tante storie. Mi perdevo nelle sue parole, rimanevo estasiato. Non mi sembra strano. Mia madre sapeva raccontare delle storie straordinarie. Poi ho preso Bidocchi. Non sarei mica venuta per attaccarmi i bidocchi. Non sarei mica venuta solo per attaccarmi i bidocchi. Piccolo mio, ora sei pronto. Ce la faremo. No, io no. Ce la faremo. Ho detto di no. Ce la faremo. Perdonami. Ci rivediamo tra 2 anni? Mi rimprovererai? Certo. Mi farai sentire in colpa per scopare ancora? Certo. Ti amo per questo. Ti ho sposato per questo. Anch'io. Ora fa quello che devi fare. Non ne sono troppo convinto.
Vuoi continuare a deludere le tue responsabilità? No, voglio solo fare quello che ho sempre fatto. Tu stai ferma qui. Amore, sono tornato. Sei già a casa, perdonami amore, ma non sono riuscita a mettere nulla in ordine. Che cazzo, non voglio vivere in questo porcile. Ho avuto da fare. Ora dovrai necessariamente dirmi cosa. È una sorpresa. Aspetterò. Non puoi immaginarti oggi chi mi è venuto a trovare. Tua madre? No, mia madre era immaginabile. Mia madre? No, immaginabile anche lei, ora non andare sui padri, ho detto inimmaginabile. Aspetta che te lo dica io. Il custode del nostro cimitero. Incontro piacevole. Beh, è sempre un custode. Voleva che gli concedessi un prestito. Spero tu gliel'abbia negato. Gliel'ho concesso. Sai cosa mi ha promesso? Non sto nella pelle. Due fosse vicine. Due fosse? Vicine. Che ce ne facciamo di due fosse vicine? Quando moriremo saremo vicini. Ne dovrei essere felice. Due fosse vicine. Non sto più nella pelle. Volevo esserti vicino anche nella morte. Anche nelle fosse? Esatto, per sempre accanto. Ora tocca a te. Un prestito. Per due fosse. Le fosse non me le ha regalate, eh? Che coglione. E ora tocca a te. Ricordati la prima volta che mi hai visto, cosa hai detto? Ho preso la più grande cotta della mia vita. Come ci vogliamo regolare? Stai scherzando? Sono serio, sono leggermente ubriaco, ma i miei occhi funzionano ancora molto bene. Anch'io sono ubriaca. Allora è perfetto. Sono incinta. Allora è perfetto. Ne sei felice? Io ho comprato due fosse, tu sei incinta. Io ho pensato alla morte, tu hai pensato alla vita. Le hai comprate? Certo! Ti amo. Non ci si può mai fidare della parola di un custode. Ho sete. Nessuno romperà mai i nostri bicchieri. Nessuno mai si separerà dalle nostre fosse. Aspettami qui, torno subito. Cosa faccio? Leggi. Leggi attentamente, mia madre mi leggeva sempre queste favole. Ma dobbiamo scegliere il nome. E scegliere uno tra i protagonisti di queste fiabe andrà benissimo. Sei tornato finalmente. Dove sei stato? Ho deciso. Lo faccio. Lo faccio. Thank you.
Insomma, hai scelto? Che ne pensi di Genova? È un bel nome. Lo so. Rockin' New Moon.